Bekert, cassa integrazione inserita nel decreto urgenze. Come proclamato ad agosto davanti ai cancelli dello stabilimento di Via Petrarca, il ministro Di Maio ha inserito nel decreto che riguarderà la Ponte di Genova anche la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione di attività per i 318 lavoratori della multinazionale belga. Il provvedimento dovrebbe essere varato venerdì e comprenderà anche le emergenze di Ischia, Matrice e gli altri comuni terremotati. Ha inserito nel decreto urgenze su Genova anche la cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività, cioè la reintroduzione della cassa integrazione, è una vittoria dei lavoratori e delle lavoratrici della Bekert, del sindacato, che con determinazione fin dal primo giorno, dal 22 di giugno, abbiamo chiesto il ricorso alla cassa integrazione, quando l'azienda ha detto la comunicazione della chiusura. Quindi quel decreto l'abbiamo suggerito noi al governo, ci fa piacere che il governo l'abbia accolto, perché fu scritto il testo dalle organizzazioni sindacali FIM, FEOM e UILM, quindi l'abbiamo scritto noi proprio di nostro pugno. Il governo, se l'ha fatto, cioè se l'ha inserito, ha fatto una buona cosa, e quando il governo fa una buona cosa va detto ha fatto una buona cosa. Una mossa anticipata nelle ultime ore anche davanti alle commissioni attività produttive, lavoro pubblico e affari sociali, alle quali Di Maio ha riferito anche dei colloqui per reperire nuovi eventuali investitori che reindustrializzino il sito produttivo. Uno stato dei lavori definito dal ministro incoraggiante. Adesso si apre una fase diversa, che punta tutto sulla reindustrializzazione e la possibilità di continuare a produrre fino a quell'azienda. Nel frattempo continuano le mobilitazioni di lavoratori e sindacati. Venerdì 8 ore di sciopero e presidio a Milano sotto la Bicocca, sede della Pirelli, più volte chiamata a prendersi carico delle proprie responsabilità. La manifestazione di dopodomani a Milano assume ancora di più una caratteristica ancora più rilevante, perché non siamo di fronte ai licenziamenti, ma siamo di fronte alla possibilità di chiedere a Pirelli un impegno affinché trovi una soluzione anche Pirelli, essendo ex proprietario dell'azienda, nonché maggior cliente dello stabilimento di Fillina, con lo sviluppo dello stabilimento di Fillina.